A tutti voi benvenuti nel nostro approfondimento Il Punto. Gradito ospite il presidente dell'Associazione Culturale, il Mastro Giurato Danilo Marfisi, perché sta per iniziare la settimana più attesa che apre di fatto poi le feste di Lanciano, che è quella la settimana medievale. Fervono gli ultimi preparativi. Allora, presidente, come sta procedendo? A che punto siamo? Beh, la macchina è ben oliata, abbiamo per fortuna tantissimi collaboratori, volontari che ci aiutano e adesso siamo veramente a pieno regime perché domenica si comincia e quindi siamo praticamente pronti per questa nuova settimana medievale, 38esima edizione. Cominciamo ad avere un passato importante, Un insomma, come discreto numero di numero. anni alle spalle. Assolutamente sì. E allora si comincia proprio domenica, ci sono tante novità per questa nuova edizione. Punto fermo resta la tensione dei quartieri, questo appuntamento storico che vede ancora la partecipazione di tante persone che sono nate proprio nei quartieri storici di Lanciano. Sì, esatto, apriamo con la tensione dei quartieri, sempre con in palio il bassorilievo in bronzo dell'artista Pancella, del compianto artista che tra l'altro è stato anche Mastro Giurato per un anno. E le squadre si stanno allenando in questi giorni e saranno pronte domenica per darsi questa battaglia che vuole essere sì competitiva ma anche molto, come dire, amichevole tra i quattro quartieri storici. I ragazzi partecipano con molto agonismo e siamo contenti di questo, è una delle cose che funzionano meglio durante la settimana medievale. Vogliamo ricordare il vincitore della scorsa edizione, chi è stato, della tensione dei quartieri? L'anno scorso il quartiere Civitanova si è aggiudicato questo trofeo, quest'anno vedremo, non lo so. Le squadre mi sembrano tutte ben preparate, quindi Scommesse aperte allora. vedremo. Sì, certamente sì. E poi c'è la settimana medievale che è ricca di novità, ce ne sono davvero tante, dagli spettacoli alla ristorazione. E allora, Presidente, che cosa puoi annunciarci? Intanto, dopo la tensione di domenica, passiamo a martedì con lo spettacolo di falconeria. Sempre rispettosa degli animali, ovviamente, perché questo è uno dei requisiti che chiediamo ai nostri amici falconieri. Tornerà quello dello scorso anno, la Fenice, che è stato un bellissimo spettacolo. Quindi martedì alle 18 in piazza ci sarà questo spettacolo. Tra l'altro ai bambini piace tantissimo, compresa l'esposizione successiva all'esibizione con la spiegazione dei vari rapaci che ci sono. E poi mercoledì apriamo la Rocca dello Mastro Giurato che si sta consolidando anno per anno come appuntamento da non perdere. E quindi da mercoledì 28 a domenica 1 settembre compreso, tutte le sere dalle 19 in poi, spettacolo, storia, cultura, tradizione, enogastronomia, tantissimo spettacolo nuovo anche. E quest'anno un piccolo passo avanti, direi, nel settore proprio espositori, perché focalizziamo di più l'attenzione sull'artigianato creativo, che è quello che vogliamo valorizzare di più. Quindi avremo di più dei mestieri da mostrare. E questo credo che sia molto importante anche per i ragazzini, per i ragazzi, per i giovani, ma anche per gli anziani che magari ricordano quelle attività. Per venire a rivederli, chi le conosce, e per i ragazzi vederle per la prima volta e scoprire quali erano dei mestieri così antichi. Abbiamo voluto focalizzare di più su questo. Per quanto riguarda la ristorazione, abbiamo la nostra taverna che rimane, lo dolce Torcinello naturalmente ci Famoso sarà, Torcinone, certo. non può mancare, così come la Pizzonta, che è anche quella un punto di vantaggio. Quest'anno per un anno, credo che sarà un anno di pausa, non ci saranno gli amici tedeschi che torneranno forse l'anno prossimo, però la ristorazione in piazza Largo dell'Appello ci sarà comunque, quindi l'arrosto, salsicce, cipolle, La tutto birra quello che fresca da la birra bere. fresca ci sarà, quindi aspettiamo tantissima gente come è stato sempre, anche quest'anno magari un po' di più, alle Torri Montanari, alla Rocca dello Mastro Giurato per 5 sere. Cosa c'è dentro? Sicuramente torna Piroetnico, che è stato un giocoliere di fuoco tra i migliori che io ho mai visto nella mia esperienza.
il mago Abacuc, danzatrici nuove, naturalmente Visegrad torna Bled per la seconda volta perché l'anno scorso erano venuti per la prima volta, e poi abbiamo due gruppi di rock medievale, come li chiamo io, quindi cornamuse, musica celtica, molto forti. Uno sono i Sonagli di Tagatam, che l'anno scorso hanno avuto un successo incredibile, e per la prima volta a Lanciano quest'anno ci saranno gli Olloinek Ungarica, che è un gruppo ungherese che gira tutta l'Europa e che da 3 anni inseguivo per l'Europa per riuscire a prendere un lungo corteggiamento, ma per loro impegni, che fortuna loro, hanno un carnet pienissimo, quest'anno saranno qui con noi a Lanciano e ne siamo molto felici. Quindi tante novità. Tante novità, e poi domenica poi chiudiamo con il corteo storico, il grande corteo storico. Ospiti ci saranno appunto la Slovenia, ci sarà la Repubblica Ceca, ci sarà l'Ungheria e altre nazioni. Abbiamo anche, a proposito, il Kazakistan ospite nel mercato medievale internazionale che torna. E naturalmente i paesi intorno a noi con i quali vogliamo tenere questo rapporto, quindi Ortona, Tollo, ci sarà la città di Montecassiano, marchigiana, e tante altre. È un appuntamento che coinvolge comunque l'intero comprensorio, che è difficile da organizzare. Il corteo insomma comporta l'impegno di tanti volontari, di tanti figuranti. Quanti sono quest'anno i figuranti? I figuranti sono circa 600 quest'anno, e i coordinatori sono persone super esperte che già fanno questa cosa da tempo e altri che si stanno affiancando, e quindi lavoreremo sicuramente bene per la buona riuscita di questa manifestazione. E poi, Presidente, c'è stata la selezione delle dame, che sono 8, però sono state tante le donne che si sono iscritte, e mi diceva anche da fuori regione hanno fatto richiesta per partecipare, per vestire sì. I panni di queste famose donne del Medioevo. Sì, la selezione delle dame è stata una cosa che ho voluto 3 anni fa, abbiamo secondo me centrato l'obiettivo, abbiamo detto più volte che non è un concorso di bellezza, non è Miss Italia 2, ma è semplicemente una selezione di dame, certamente di buona presenza fisica, ma anche di portamento, di eleganza e di buon così, modo di porgersi in un ruolo che è delicato, che non può essere affidato semplicemente o raramente può essere affidato a una neo-diciottenne, certo. Comunque bellissima magari, ma con altri requisiti che vengono meno. Poi dame che poi sono state scelte da una giuria composta da 7 membri. Da 7 membri, e vorrei ricordare anche che la scelta non è solo per quei requisiti, ma purtroppo anche in virtù della indossabilità dei costumi, certo. Perché non è che abbiamo le taglie per tutti, quindi a volte magari una persona bellissima, con un ottimo portamento, elegante, eccetera, non ha un vestito che le sta a pennello e i vestiti non si possono modificare. E quindi purtroppo a malincuore dobbiamo rinunciarci, quindi a volte anche questo fa venir meno magari la speranza di qualche ragazza. Abbiamo avuto più di 30 richieste anche da fuori regione, questo lo confermo senz'altro. Quindi questa è stata anche una bella soddisfazione. C'è stata però, Presidente, qualche polemica sulla scelta del mastro giurato, e quest'anno i panni del mastro giurato saranno indossati da Alan Franco Tenaglia, che è un personaggio conosciutissimo, e però qualcuno ha avuto da ridire perché non è effettivamente nato a Lanciano. Che rispondiamo a queste polemiche? Rispondiamo a queste polemiche che intanto Lancianese Doc non è che possiamo fare analisi del sangue, perché ad esempio io sono da parte di padre lancianese da quante generazioni non lo so, mia mamma di Guardia Grele, per esempio. Lancianese Doc perde di significato nel momento in cui, adesso tornando seri, bisogna capire che siamo ben consapevoli che ci sono tanti lancianesi nati a Lanciano, meritevoli di questo riconoscimento, ma molti non sanno che a tanti di loro è stata già proposta la candidatura e con grande cortesia e ringraziandoci lo hanno rifiutato, magari per timidezza, magari perché si è schivi, non ci si vuole esporre così tanto, perché comunque il mastro giurato, posso garantire che quando si sale su quel palco e ci si gira verso la piazza,
è un'emozione fortissima, non tutti la vogliono affrontare. Quindi non è che non abbiamo pensato a Tizio, a Caio, a Sempronio, magari ci abbiamo pensato, però non hanno voluto. Ma quello che mi inorgoglisce di più è che queste persone ci hanno ringraziato e che tuttora ci scrivono, ci fanno gli auguri tutti gli anni, complimenti per la scelta nuova e auguri, buon lavoro, eccetera. Quindi vuol dire che ci tengono e sono comunque vicini all'attività dell'associazione. E invece la città, Presidente, quanto ci tiene a questa manifestazione? Ma io comincio a vedere dei segnali importanti, è chiaro che molto a fatica viene fuori questa cosa. Noi dovremmo essere sempre più orgogliosi, ma non per becero campanilismo. Noi dovremmo comunque essere tutti orgogliosi in Italia, ciascuno nella sua città, orgogliosi della propria origine, della propria città. E noi a Lanciano dovremmo essere orgogliosi di Lanciano, della storia di Lanciano e anche del Mastro Giurato che porta il nome di Lanciano in giro per l'Europa e per il mondo. Se questo lo comprendiamo, allora nella città bisogna cominciare a respirare questa atmosfera già da molto prima che venga la settimana medievale. E devo dire che quest'anno alcuni commercianti si stanno dando da fare e allestiranno le vetrine, addobberanno. Prepareranno anche delle piccole sorprese per i bambini, insomma c'è un movimento attorno a questa cosa. Mi fa molto piacere, spero che cresca tanto in futuro per dare un segnale di vicinanza alla manifestazione e ovviamente in primis alla città di Lanciano, perché anche il viaggiatore occasionale o il turista che capita a Lanciano per altri motivi, vedendo questa atmosfera, respirandola, vedendo le vetrine, gli addobbi per le strade, che non possiamo fare più perché non ci sono soldi, capiscono che sta per succedere qualcosa di importante in questa città e allora magari si informano. Certo. Così come chiamano per esempio alberghi della costa che va da Martinsicuro, Alba Adriatica a San Salvo per chiedermi quando c'è la settimana medievale perché i turisti vogliono prolungare la presenza fino a. Ed è Quindi molto bello questo. certo, è un evento che insomma muove anche l'economia di un intero Assolutamente. comprensorio. Ecco, lei ha accennato che non ci sono soldi e spesso si fa riferimento alle istituzioni, a regione e comune per sapere in che maniera restano vicine o sono vicine a questa manifestazione. Però lei giustamente mi ha detto: noi non vogliamo del pietismo, non vogliamo stare qua sempre a chiedere soldi, ci piacerebbe però che le istituzioni ci fossero più vicine anche per promuovere questo evento. E oggi qual è la situazione? Ma io credo che chi tra gli ascoltatori organizza qualcosa, qualsiasi cosa, capirà che è complicato organizzare, poi soprattutto un'attività come quella del Mastro Giurato, una settimana medievale così, non sapendo ad oggi che cosa avrai come budget. Ecco, questa è la cosa che va corretta assolutamente. Quindi non cappello in mano, niente di tutto questo, ma la chiarezza va fatta e va fatta prima. Noi abbiamo avuto l'assessore Campitelli, graditissimo ospite alla conferenza stampa, il quale ci ha promesso, e sono sicuro che non ho motivi per dubitare che così sarà, la conferma del contributo dell'anno precedente, ma la delibera non c'è ancora. Il Comune di Lanciano credo che abbia in un bilancio di previsione 2.500 euro, che io non voglio dire nulla, ma insomma sono ben poca cosa, ecco, diciamola così. E poi vedremo che cosa succederà alla fine dell'anno, ma nel frattempo ci sono i conti da pagare. E quindi se la manifestazione va fatta come fanno in altre città. Avendo Certo, dove comunque ci sono, dei budget certi in certo. anticipo e noi dovremmo dedicare la nostra energia, il nostro volontariato unicamente all'organizzazione della manifestazione su quel budget. Eh sì, perché si lavora meglio, si può organizzare meglio e non c'è sempre questo affanno, poi alla fine arrivano i conti, Sì, come ma dice lei Presidente, e quelli vanno pagati, certo, ma perché non si può far assolutamente. finta di niente. Certamente sì, noi abbiamo questo difetto, il difetto di mantenere fede alle parole e di pagare comunque tutti quelli che lavorano con noi e per noi. Abbiamo questo problema. E tra l'altro lei Presidente, insomma,
vissuto diversi anni, insomma, tenuto duro, c'era stato anche un periodo in cui ha detto basta, mi dimetto, non lo voglio fare più, sono stanco, e invece è ancora qui. Beh, adesso non dico cifre, che insomma sono cifre notevolissime che non ci facevano dormire la notte. Quindi c'è stato un periodo un po' così. Però speriamo, che siamo sempre fiduciosi che ci sia anche sotto questo aspetto un moto di resipiscenza, come si dice, sì. E si torni a stare vicino a questa manifestazione davvero, davvero, sostenendola non solo economicamente, ma anche con tutto quello che si può fare come comune e come regione. È un impulso comunque arriva dalla città, come ha detto lei, anche se è timido, però è bello insomma vedere che ci sono poi commercianti, soprattutto lungo il corso dove poi sfilerà il corteo storico, che hanno deciso di partecipare non solo addobbando le vetrine ma anche indossando gli abiti dell'epoca, quindi poi agli occhi del turista ma anche poi dei cittadini farà tutto un altro effetto, insomma. Assolutamente, ma io ripeto sempre che la forza di questa manifestazione è data, uno, dalla fondatezza storica, in primis, perché senza di quella saremmo già morti da tempo. Poi, da tutti i volontari che partecipano, e noi domenica 1 settembre, la domenica del Mastro Giurato in generale, abbiamo più di 200 volontari che lavorano intorno alla manifestazione, e soprattutto, il tantissimo pubblico che viene durante la settimana medievale, perché quello è la nostra linfa vitale. Noi abbiamo pubblico, vuol dire che quello che facciamo piace, è interessante, la gente viene, chi apprezza di più, chi apprezza di meno, chiaramente non è che possa piacere a tutti una settimana medievale, ci mancherebbe altro, però la presenza di decine, di migliaia di persone sottolinea il fatto che qualcosa di buono si sta facendo. Quella è la nostra forza vera, poi i soldi vengono dopo. E a proposito di pubblico, vogliamo ricordare che alla Rocca dello Mastro Giurato c'è la possibilità quest'anno di acquistare anche un abbonamento per tutte le serate? Sì, l'abbiamo proposto lo scorso anno, lo riproponiamo quest'anno, perché a parte che insomma il biglietto a 3 euro rispetto ad altre manifestazioni regionali, e non voglio allargarmi oltre, è veramente poca cosa, perché 3 euro è veramente un caffè. Comunque sia, per gli affezionati, quelli che vogliono venire tutte le sere a vederci, 10 euro diventa un biglietto di 2 euro a sera, praticamente credo che sia un'agevolazione. È un piccolo contributo che si dà a noi, a tutta l'organizzazione, per il lavoro che facciamo e per quello che riusciamo a dare alla città. Vorrei non dimenticare e sottolineare quello che ho detto anche in conferenza stampa. Questa associazione negli ultimi 10 anni ha significato per il territorio, secondo gli studi del Sole 24 Ore, oltre 10 milioni di euro piovuti, 10 milioni di euro piovuti sulla città. Ora è chiaro che ci sta il ristorante che lavora e magari chi vende qualsiasi cosa magari non ha un vantaggio deciso, però sicuramente quei soldi arrivano sul territorio e quindi significano lavoro, guadagno, possibilità di espansione. Non è un argomento da trascurare, è molto importante. Eh sì, 10 milioni di euro sono tanti soldi davvero. Direi di sì. E poi ricordiamo che per i bambini fino a 6 anni l'ingresso alla Rocca del Mastro Giurato è gratuito. Perché rimane sempre quel, passatemi il termine, quel Luna Park medievale, dove ci sono dei giochi che altrove durante l'anno non trovano, dove c'è una giostrina dove anche i papà e le mamme possono azionarla e spingerla, perché è veramente molto leggera, anche una donna può farlo, e si divertono con poco, ma si divertono davvero. Quindi è importante anche questo. Diamo a sti ragazzi la possibilità di staccarsi un minuto dai cellulari, dall'iPad e da cose, anche dal televisore, per capire che c'è anche altro nella vita, nella loro vita che sta cominciando. No, e per ricordarsi, soprattutto, anzi per metterli a conoscenza di come si divertivano una volta i bambini quando non c'erano tutte queste cose tecnologiche, insomma di scoprire anche un po' il bello, no, del gioco proprio dei bambini. E sinceramente noi in questi anni abbiamo potuto notare che si divertono davvero tanto, perché sono poi i giochi più semplici, quelli che, sì, no, che ti fanno belli divertire. Sì. E poi ci sono anche i giochini un po' di intelligenza, tutti fatti in legno. E anche quelli attirano molto l'attenzione. Ho visto i ragazzi
lì davvero per tanto tempo a cercare di comporre queste specie di puzzle È antico. antico, sì, quindi tutto molto bello. E allora non ci resta, Presidente, che fare l'appello a tutti i cittadini, ai turisti, a chi magari anche non è mai venuto, può cogliere questa occasione per venire a visitare per la prima volta la Rocca dello Mastro Giurato e poi partecipare alla sfilata del corteo del Mastro Giurato il 1º settembre. Assolutamente sì, è un'occasione che capita una volta all'anno, ci sono tanti spettacoli belli da godere, da vedere nelle prossime serate di fine estate, come li chiamo io, e quindi veniteci a trovare numerosi, il biglietto è veramente piccolo e il divertimento invece è tanto, gli spettacoli sono tantissimi, quindi venite ancora più numerosi dell'anno scorso perché vi aspettiamo. Grazie allora Presidente per essere stato con noi, grazie a tutti voi per averci seguito, arrivederci al prossimo appuntamento.